tornati a colazione con i bradipi. Oggi torniamo sull'argomento che abbiamo già visto in passato, cioè sull'esplorazione spaziale. Già, il grande quesito è farla o stare buoni a casa propri? Ecco, a posto. No, dunque, diciamo un attimo le due grandi come si può dire, agenzie che stanno okay. cercando di raggiungere questa cosa. Stavo pensando qualcosa più a... come si chiama il film della Marvel? Quello Civil War, no, ok, va bene. Ah, le due fazioni. Vedi, beh, no, vabbè, ci sono tante altre cose, però diciamo le più famose sono ovviamente la NASA e la SpaceX, quella di Elon Musk. Che tra l'altro al momento del recording, della registrazione di questo video, Elon Musk ha appena lanciato un lanciafiamme disponibile per essere acquistato. Perché? Una eventuale zombie apocalypse, se volete andare a vedere la sua pagina Twitter, è molto interessante, magari ne parliamo nella live. Aspetta che prendo il cellulare, ma... niente, lasciato questa parte, ci sono proprio due aspetti diversi, no? C'è quello di Elon Musk che appunto è più, non lo so, gogliarico, tipo, ah sì, ci arriviamo su Marte, infatti sul sito, no? C'è scritto proprio, la nostra spedizione vuole mettere su Marte il primo cargo, quindi solo robottini, cose varie, così, nel 2022. La prima missione doveva mettere chiaramente delle risorse minerarie, dell'acqua, il supporto vitale, così, no? Tutto come, diciamo, stabilire un campo base. Ok. Poi nel 2024 invece vuole mandare una seconda missione con anche un equipaggio proprio, per stabilire un deposito di rifornimento. Aspetta, la prima nel 2022 solamente con i robotini e nel 2024 con le persone. Secondo me è un po' poco come distanza. Bisogna vedere la tecnologia quanto avanza. Comunque, cioè, la nostra linea della tecnologia avanza a livello esponenziale. Sì. Però... no, è un po' stretto. È infatti un rischio, è quello comunque. Spavaldico. Invece c'è la NASA che ha le sue belle tre fasi, ci sono tutte le cartelline. Allora, c'è la prima fase che è quella dipendente dalla Terra. Mm. Diciamo da adesso fino a metà degli anni 20. Dei nuovi anni 20. Che comprende fare esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ok. Diciamo esperimenti che possono essere chiaramente funzionali alla vita su Marte. Sviluppo del commercio nella bassa atmosfera terrestre, che questo lo prevedeva anche Elon Musk. Ok. Di usare tipo i razzi al posto di un volo Hong Kong-America, che al posto di metterci 12-13 ore ci mette un'ora. Che effettivamente sarebbe anche... cioè un po' come erano i Concorde, tipo. Vedo già Amazon Click che dice, oh sì... cosa c'entra? Riduciamo i... così almeno se dici in quanto posso avere il mio pacco? Dindon! Ah, beh, avevano fatto il coso con i droni, poi... sì, comunque, ok. È un altro discorso, ma va bene. No, tipo il Concorde volava... era supersonico, no? Invece questi qua volano fuori dall'atmosfera. Ok. Cioè, sono supersonici anche quello, ma... continua a costruire il treno. Continua a preferire il treno. Un treno dall'America in Cina. Continua a preferire il treno. Ok. Va bene. Abbiamo capito che non c'è avanzamento tecnologico. No, no, decisamente. Sono destinato a estinguermi. Ritorniamo all'età della pietra. No, non ho detto questo. Quindi... vabbè, continua. Il treno continua, è vai. Una cosa rinascimento. No, vai avanti con i tuoi appunti. Vai avanti. Ah, niente. Questa è la fase dipendente dalla Terra. Ok. Poi c'è tipo la seconda fase, che è tipo le prime prove, così. Che però si... la NASA è molto più interessata adesso a fare dei, come si dice, una base lunare, no? Quindi a fare, che sarebbe effettivamente un po' più intelligente. Cioè, tipo, nel senso, fare una cosa sulla Luna e poi vediamo come va. Sì, dato che è un po' più friendly, diciamo, come distanza, come tutto. Vabbè, per distanza, quello. Quindi... cioè, se tu potessi andarci con la macchina, volendo... lo faresti, per quello. Cioè, più che altro è lì. La vedo, quindi... no, quindi missioni appunto nello spazio cislunare, fra la Terra e la Luna, un sacco di missioni. Cioè, praticamente si torna negli anni 60-70, no? Ok. Solo che senza il rischio di esplodere 9 volte su 10. Senza avere i problemi di Laika.
Comunque. E poi si passa alla terza fase, che è quella indipendente, quindi che però anche lì prevede, diciamo, indipendente in che senso? Indipendente dalla Terra, solo totalmente. Ah, ok. Che inizia con le prime missioni scientifiche su Marte, nel tardo 2020 la prima esplorazione robotica e nel primo 2030 l'orbita, cioè quindi tipo gli ISS, però in orbita su Marte. Ok. Le prime missioni nate su Marte. No, no, in orbita. Ah, ok. Cioè tipo la stazione Ok, però quindi stiamo qua. Sì, sì, non siamo. No, è una missione di 3 anni con sti qua che girano solo attorno a Marte. Quindi niente primo bambino nato su Marte. No, magari nello spazio, chi lo sa. No. Questi 3 anni. Non so, non so però un. C'è un video dedicato, lo metteremo. Ok, c'è un parto in orbita, sì. Davvero? Come sarebbe la vita se uno nascesse? No. Comunque, lo metteremo sotto. Quindi ci sono i due approcci, no? Quello più spavaldo, c'è nel 2004, e quello un po' più, no, forse le cose saranno un po' più. Ok, quindi quello destinato a finire in tragedia e l'altro destinato a finire in tragedia, però nel senso, non gli avevamo avvisato. No, secondo me quello di Elon Musk può funzionare, alla fine è pazzo. Quindi. Ok, ah, a posto. No, a meno che non scateni prima da zombie apocalypse per vendere, come stanno dicendo tutti. Ah, ma cosa se ne fa di vendere questi lanciafiamme? Ah, vorrà scatenare dei virus per gli zombie. Come una giornata, quello sembra il meme, quello di Topolino, tipo è un sorprendente oggetto che ci servirà più tardi, tipo. Non era così, ma va bene, non me lo ricordo. Il senso è quello, sì, esattamente. No, vi vendiamo la cura, ma per quale male? Ah! Adesso non è ancora pronto, però un paio di mesetti. Oh, no, e quindi diciamo, spiegati questi due procedimenti, sì. Ora passa la parola. No, io non è che ho tanto da dire riguardo, cioè la mia è la semplice solita preoccupazione, perché probabilmente Marte potrebbe, cioè conoscendo come siamo fatti noi esseri umani, ad un certo punto potrebbe diventare l'ennesimo paese da combattere. No. Ad un certo punto, in un paio d'anni abbiamo perso le comunicazioni con Marte e tipo, ah, come state? Ah, niente, vi dichiariamo guerra. No, impossibile. Perché non esci, perché sentiamo. Per sopra, cioè per vivere su Marte, per terraformarla, cioè non vivere tipo nel, come la The Martian, sì, o come vuol fare Mission, no, Mars One. Praticamente vivere in queste cupolette, sì, cioè se esci muori, no? Okay. Cioè proprio per terraformare Marte ci vuole tanta di quella tecnologia scientifica che, per essere arrivati a quel punto, bisogna che anche la civiltà sia evoluta. Ok. Cioè, non possiamo essere rimasti queste scimmie che si tirano la cacca, praticamente, perché adesso siamo quelle con, sì, i fucili. Bisogna poi, ecco, esattamente. Bisogna poi, cioè, vedere se possiamo essere effettivamente in grado di procedere verso questa, sì, direzione. Comunque, cioè, avere anche una coscienza, non solo personale, ma anche collettiva, da dire, forse è meglio smetterla di fare ste puttanate per quello che... Secondo me sì. Cioè, che è poi quello che sta succedendo con la tecnologia. Cioè, comunque man mano che si avanza, la sicurezza aumenta tantissimo. Sì. Poi ci sono i pazzi e ci sono quelli che non capiscono una minchia. Ok, ok. Purtroppo nella vita esisto. Non so, io purtroppo, però, cioè, come sono fatto, sono sempre un po'... No, ok, ma... Cioè, o ci siamo estinti prima o non siamo arrivati a quel punto. Beh, allora ci estingueremo prima. Ok. No, io sono assolutamente favore. Anzi, mi offro volontario. Un target su Marte. No, appunto, Mars One mi pare facesse... descrizioni. Sì, cioè davvero? Facevi tipo questi provini, no? Guardavano il tuo background, cosa facevi... Poi non si è mai più sentito niente. Che anche loro dicevano che volevano mandare la... loro proprio il primo stabilimento umano sulla Luna nel 2025. Ok, sì, ciao. Mentre quello di Elon Musk è più... Che diciamo, poi adesso una toccata e fuga, no? Sì, a terra, no, esatto. Magari formi qualcosa, una piccola base, però... Ci fai la firma in terra, mio! E poi torni indietro correndo. La pressione... Com'è la pressione su Marte? Questo sinceramente non lo so, penso sia un po' più pesante della Terra, però che, okay, non sì, di tanto, penso sia 1,6 volte che l'unica cosa che so è che non si respira per quello, quindi no, perché la
appunto, per terraformare Marte, cioè per renderla abitabile, ci vuole un livello di tecnologia che... Incredibile. Come, pensa... come abbiamo raggiunto quel livello di tecnologia? Pensa, magari ci estinguiamo sulla Terra, intanto gli unici che sopravvivono sono le 5 persone su Marte. Dici, quello no, era okay. Quello che teorizzava... Stephen Hawking. Già. Stephen King. Ci ha fatto un libro. No, Stephen Hawking che diceva dovremmo terraformare Marte per colonizzarlo e metterci milioni di persone là, in modo che possiamo separare i due pianeti. Che senso ha? Cioè, ci arriva un asteroide sulla Terra e li lasci morire tutti perché tanto ci sono su Marte. No, però anche questa cosa qua, il fatto è che separando comunque i due pianeti non si tratta più di essere, cioè, passato un paio di generazioni comunque loro si sentono più proprio abitanti di Marte, cioè no, marziani veri e propri. Ma secondo me non ci sarà più il concetto di terrestre o marziani, ci sarà più abitante del sistema solare. Non ti ricordo un po' quando l'America decide di smettere di pagare le tasse all'Inghilterra, decide di diventare indipendente? No, perché secondo me appunto siamo ad un livello di tecnologia che non ci devono essere più, magari con un'altra razza aliena inizieranno le guerre intergalattiche. Forse. No, guerre per le tasse di Marte. Che senso avrebbe? Che cosa? Che senso avrebbe farsi la guerra fra due mondi? Che senso farsi la guerra sullo stesso mondo? Tantissimo. Per quello? Tantissimo a livello economico. Sì, ok, però se ad un certo punto armi che non sono... Aspetta, però se utilizzi delle armi che effettivamente distruggono parti di questo mondo e rendi parti di questo mondo nocive, cancerogene, okay, simili così, di senso ne perdi. Ma se tu sei riuscito a stabilire un'intera popolazione su Marte, direi che dal punto di vista economico non sia più così... Cioè... No, il punto di vista economico è sempre più così rilevante. No, perché sei talmente tanti... Cioè, stiamo parlando di un numero che non esiste ancora di soldi da spendere lì sopra. Sì, ok, però il fatto che questa cosa qua può far guadagnare magari a un singolo, a una persona unica, talmente tanto da dire possiamo vendergli le armi, possiamo farlo. No, io spero. Ah, tu okay, continua a sperare, continua a sperare. No, comunque, fateci sapere voi cosa... Cosa pensate? Cosa abbiamo spiccato da questa colonizzazione di Marte? Se avete un pochino di fiducia nel genere umano, se... No. Beh, Massimo, siccome ci sarà la possibilità di muoversi fare cose, prendo la navetta spaziale, ciao! Io rimango qua e dico, pensa, sarà lui a iniziare la rivolta! E vedi? No, io penso a me, se capita una rivolta la prima persona di cui non bisogna fidarsi è se stessa. Esatto. Comunque niente, vuoi dire qualcos'altro? Sì, ecco, fateci sapere la vostra opinione, se siete favorevoli alla colonizzazione di Marte, se pensate che entro il 2025 24, 2030, diciamo 2040, sì, riusciremo, ecco, andiamo un pochino in là, perché sennò ad aver stabilito una colonia su Marte, se cambieremo nome, esatto. E niente, noi ci vediamo al prossimo episodio.